Bentornati su Murder House, episodio numero 8. E penso che stiamo verso la fine del gioco, ragazzi. Ci siamo alla resa dei conti. Ci rimane solo un mistero da svelare. Cosa c'è all'interno dell'ultima stanza chiusa? Ma anche cosa c'è dietro quell'armadio dove si vede che c'è un buco, c'è una specie di buco. Ormai sono tutti morti, siamo rimasti solo noi in vita e il killer, che quindi non era nessuno degli altri giornalisti, come avevamo ipotizzato, no? In stile slasher movie, poteva essere uno di loro. Quindi il killer è redivivo? E poi in realtà chi è la ragazza dai capelli rossi? Chi è? Andiamo a caricare lo slot che abbiamo salvato alla fine della scorsa puntata. Ok. E ho pensato a una cosa. L'armadio dietro il quale c'è il buco, ormai non possiamo più spostarlo. Fatemi abbassare qua. Ok. Non possiamo più spostarlo da soli, perché da sola la nostra povera Emma non ce la fa. Non è abbastanza forte. Però attenzione, perché nella scorsa puntata abbiamo trovato una corda e penso che la corda potrebbe essere l'oggetto ideale per riuscire a spostare l'armadio. Forse se leghiamo l'armadio e tiriamo. Allora, devo andare prima cosa in cucina a prendere il medikit, ricordate, che mi era sfuggito e che l'abbiamo trovato alla fine della scorsa puntata per puro caso. Andiamo a prendercelo. Ok, mi sono incastrato sulla sedia. Ok, qua c'è. Aspetta, no, usiamo direttamente il tagliacarte. Ecco. Perfetto, medikit. Ce n'è uno solo in tutto il gioco e quindi dobbiamo usarlo saggiamente. E visto che stiamo messi maluccio energia, direi che forse è il caso di usarlo subito. Ok, abbiamo usato subito. Bene, adesso non ci resta che tornare al primo piano sopra e utilizzare. Vediamo se riusciamo a spostare l'armadio usando la corda, perché dallo scorso episodio a questo ho pensato un po' cosa mi manca da fare. Due cose: vedere, aprire la porta chiusa, che è questa qui, questa qua, eccola, e poi riuscire a spostare l'armadio. Visto che c'è una corda, l'unica cosa fattibile è questa. Vediamo se funziona, non è detto, eh. Ci aspetta, c'è qualcosa dietro l'armadio, ma non riesco a muoverlo da solo. Allora utilizziamo la corda. Vai. Penso che potrei legare la corda intorno a questo mobile e tirarlo giù. Vai, proviamo. Bene, farò una prova. Quindi funziona il sistema. C'è un muro rotto là dietro, già l'avevamo intravisto, eh. Ok, c'è un buco nel muro. Già l'avevamo sospettata sta cosa. Andiamo a vedere. Entriamo nel muro e c'è un bagno. Sento un rumorino però. C'è un rumore che viene da dietro la tenda della doccia. C'ho un bruttissimo presentimento, perché voi sapete che nella scorsa, questa è la stanza, quella laterale che era chiusa, che poco fa abbiamo provato ad aprire e non si apriva, ricordate? Se voi ricordate, aspetta, proviamo ad aprire questi cassetti. Se voi ricordate, abbiamo visto la videocassetta, nello scorso episodio abbiamo visto la videocassetta dove Tom moriva, ma il cadavere non si è trovato mai. Ho già il sospetto di cosa si trovi all'interno della vasca dietro la tendina per la doccia. Ma vediamo un po'. C'è uno specchio, ma flickera in maniera strana. Allora, c'è un lavandino
ma non mi serve usarlo al momento, vediamo un po'. Lo specchio però funziona, perché riflette quello che c'è dietro, vedete? Si sta avvicinando qualcuno. Allora, mi sa che il Bunnyman è andato nella stanza accanto, quella col buco. Vedrà che ho aperto il buco. C'è anche la carta del cesso, guardate. La cerchiamo nei cassetti. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Qua è vuoto. E qua è vuoto. Ok. Mi ho solo perso tempo. Qua c'è. C'è un armadio alto. Qua non c'è niente. C'è un cassetto che già abbiamo visto che è vuoto. Se ne deve da sotto. Qua pure è vuoto. Ok. Non ci resta che guardare lì. Per terra c'è un tappeto lurido. C'è un asciugamano. Io già so cosa c'è, si trova qua dietro, ragazzi. Già si vede qualcosa di insanguinato. Porca puttana. Ah, è l'agente... Non è Tom! È l'agente immobiliare! Ecco che fine aveva fatto! Era stato il primissimo ad essere ucciso. È stato ucciso prima che noi entrassimo nella casa. Ancora prima della prima puntata. Già era stato ucciso. E in bocca? Ha qualcosa che... infilato in bocca. È l'ultimo uovo, mi sa. È l'uovo con scritto l'imperatore sopra. Con la carta tarocco dell'imperatore. Mo penso che devo andarmene. Questa l'ho aperta. Apriamo anche l'altra per sicurezza. Ok. Queste erano le ultime due porte da aprire, raga. Non mi piace sto suono. Devo andare a mettere l'uovo nel cestino. Questo dovrebbe essere l'ultimo uovo. Ah, ecco. Sì, quella era un'altra porta che non... che era chiusa a chiave, me l'ero dimenticata. Porca puttana, no! Scappa! Devo prendere il montacarichi, devo fare il giro di tutta la casa. Per sfuggire a Bunnyman, devo fare il giro di tutta la casa. Non venire qui, Bunnyman, mortacci tuoi. Non venire qui. Entra, entra! Ok, ho preso il montacarichi, ragazzi, mamma mia, mi sto cagando addosso. Mamma mia. Allora. No, dov'era l'uscita? Era dall'altra parte. Scappa, era qui. Allora, qua dove si spuntava fuori, non mi ricordo. No, siamo sotto. Devo tornare su. Scappa. Corri. Sali su. Ok, qua torniamo alla cucina. La stanza del pianoforte, qui vicino. La stanza del pianoforte, vai, entra. Vai, metti l'uovo a posto. Metti l'uovo, corri con l'uovo. Dovrebbe essere l'ultimo uovo. 4 uova. Apri l'uscita, bastardo. Ho messo tutte e 4 le uova. Adesso cosa faccio? C'è qualcosa che non ho ancora controllato. No. Cazzo. Scappa, porca puttana. Madonna. Scappa. Devo provare l'uscita. No. Ah, m'ha preso. Ho preso, scappa. Corri! Cos'è che non ho fatto ancora? Oh cazzo! Dovrò uscire dalla porta. È chiusa! No, scappa! Dove cazzo devo andare? Che devo fare?
l'unica cosa che posso pensare è tornare al punto di salvataggio a sto punto. Oh, eccolo, eccolo! Salvataggio! Ok, qua non mi dovrebbe prendere, questo è un punto sicuro. Ok. Sul punto di salvaggio, ragazzi, io salvo qui, eh. Sta provando a entrare ma non riesce. Mamma mia, raga, mi sto cagando. C'ho l'ultimo salvataggio, l'ultima matita. Salvo il gioco? Sì, lo salviamo nella posizione 2. Allora, ragazzi, vediamo cosa c'ho nell'inventario. No, guardate, si vede Bunnyman che sta clippando attraverso il muro, che prova a chiapparci. Guardate, appena esco fuori mi fa pezzi. Portaci su qua. Ma guarda, si vede il falcetto che attraverso il muro. Raga, questo è un bug tremendo, però è agghiacciante lo stesso. Allora, vediamo un attimo. C'ho il tagliacarte, flashlight, la pistola. L'unica cosa che posso fare, devo provare a ucciderlo. Devo provare a ucciderlo con la pistola. L'unica cosa che mi viene in mente. No, ma ha ucciso lui. Mortacci sua. Porca puttana, niente. Quando lui mi ammazza, poi il gioco si chiude da solo e quindi devo fare il montaggio per questa puntata. La cosa mi fa incazzare. Però vabbè, ragazzi, a tra poco, riproviamo. Dai, riproviamo. Fortuna che ho salvato. Però mi sa che ho salvato in un punto che, come esco dalla stanza, mi ammazza. Quindi un punto problematico. A tra poco. Allora, rieccoci qua. Stavo pensando, ho resettato il gioco, ovviamente ho dovuto riavviare il gioco. Stavo pensando che c'è un'ultima porta che non abbiamo mai aperto, che era chiusa a chiave, che era la porta all'interno della cantina, quella della prigione, ok? Dove teneva prigionieri i bambini, c'erano tutti gli scherieri e i bambini. Vicino agli strumenti di tortura c'era una porta che non si apriva là. E che dobbiamo provare ad aprire in qualche modo. Forse una volta messe le quattro uova nel paniere, il Bunnyman ce la apre. Andiamo a vedere. È l'unica cosa a cui posso pensare, perché non c'è altra via di fuga in tutta la casa. Quella è l'unica porta che ancora dobbiamo aprire. Ok, devo riabbassare l'audio, ovviamente. Ma speriamo che non ci sia il Bunnyman fuori qui dal casotto di nuovo, sennò ci dobbiamo rifare tutto il pezzo dall'inizio della puntata, eh. Allora, io sono ferito. Abbassiamo. Sono ferito, ma, o meglio, ferita la protagonista, però fortunatamente il Bunnyman è sparito, non ci sta più aspettando fuori da qui. Devo riandare in soffitta. Devo riuscire a raggiungere la soffitta e tornare giù nella però c'era un altro passaggio per la cantina, però ce ne sono diversi in realtà, però non mi ricordo quali erano, quindi faccio prima a tornare in soffitta. Andiamo in soffitta. Non ci sta seguendo per ora, eh? Ok, riprendiamo il montacarichi. Ok. Ecco, questa è la porta. È aperta! È aperta la porta, fermi, andiamo. Aspetta, ma ora è aperta. E infatti sì. Quindi è questa la porta che l'uscita, perché lui diceva nella sua lettera, se ricordate, in uno dei primi episodi, diceva: se trovate tutte le uova potrete uscire. Ci ha aperto l'uscita, ma non era la porta di casa l'uscita, era questa.
ma qualcosa mi dice che non sarà così facile lo stesso fuggire. C'è una specie di corridoio, ma è tutto storto. Cos'è sto posto? Sembra una miniera. Specie. Ah, questo forse risbuca all'interno della serra. Una scala. Sarà sicuramente la via di fuga. Vuoi salire? Sì. Allora, se ricordate, c'era una botola all'interno della serra. L'abbiamo vista nella puntata 1. Mi pare. O nella puntata 2. Mi pare nella puntata 1 abbiamo vista. C'era una botola dentro la serra. E dentro la serra c'era anche un fucile. Quindi sono abbastanza sicuro che dobbiamo entrare nella serra e prendere il fucile, che forse è l'unica arma in grado di fermare Bunnyman. Ok, siamo nella serra. Dov'è il fucile? Qua non c'è, ma c'è uno scrigno che però non si apre. Qua ci sono dei contenitori tipo di serbante. Là c'è un oggetto, sicuramente sta lì il fucile. Ma non... Ecco, ci posso andare? È qui il fucile? Ma non vedo. Eccolo là il fucile, ecco il fucile. Qualcuno ha lasciato un fucile qui dentro, spero che funzioni ancora. Lo prendi? Sì. Tra l'altro lo voglio anche equipaggiare subito, perché la pistola si è rivelata molto inefficace contro Bunnyman, eh? Forse questa è l'unica arma in grado di fermarlo? Adesso penso che dovrei uscire qui dalla serra. Oh cazzo! Oh! Si toglie la maschera? È il cameraman! E Tom! Quindi non era morto! Per questo non abbiamo trovato il suo cadavere, perché non era morto, era Tom il cameraman. Quindi il Bunnyman, quello vero, il vero serial killer, era davvero morto nel 1985 sulla sedia elettrica. E quello invece nell'86, che ne ha preso il posto all'interno del centro commerciale, ha ucciso il bambino all'inizio del gioco, era Tom! E adesso lui si vuole vendicare coi giornalisti? Vediamo un po' quali sono le sue motivazioni. That's right. It was quiet, innocent Tom, harmless, walk all over him Tom, mama's boy Tom. Well, I did. I killed them all. Ah, dice, è giusto, sono io. È stato l'innocente Tom. Tom, colui che non farebbe male una mosca, che si fa mettere i piedi in testa da tutti, il cocco di mamma, Tom. Beh, sono stato proprio io a farlo. Li ho uccisi tutti. Però è impazzito perché subiva troppo, a quanto pare. But why? Ma perché? Guardate, il sangue gli è sparito da addosso. Perché? Diciamo, il sangue dopo un po' scompare. Ok, dopo un po' di tempo che ce l'hai addosso. To avenge my brother. Per vendicare mio fratello. The Easter Ripper? I was. Oh! He turned himself in to save me. No, che colpo di scena. Dice, per vendicare mio fratello. Anthony in realtà non era il coniglio assassino, ero stato io. Quindi anche negli anni 70 era sempre lui. Dice, lui, mio fratello, si è costituito alla legge per salvare me. Quindi era davvero lui l'assassino. L'assassino non è mai morto. Control the urge to kill, but it's back. And now I'm going to kill you! Dice, pensavo che avessi di aver messo sotto il controllo l'istinto ad uccidere, ma in realtà è tornato. E adesso ucciderò te. Gli scarico tutto il caricatore. No! No! No, vaffanculo. Altra morte che non avevamo visto. Morte dissanguata. S'altra morte non l'avevamo mai vista. Allora ragazzi, devo un'altra volta riavviare il gioco, perché adesso appena premo il bottone il gioco si esplode e si chiude da solo. Quindi, a tra poco, devo pensare a un modo per non farmi colpire, e soprattutto il fucile non basta.
Non basta il fucile, devo pensare a cosa fare. A tra poco. Allora, rieccoci qua. Terza parte, spero ultima, del gioco, di questa puntata, cioè. Allora, andiamo a giocare. Allora, sto pensando a cosa fare. Stavo pensando. Vediamo un po'. Allora, innanzitutto gli devo, oltre a scaricargli l'intero fucile addosso, devo fare lo stesso anche con la pistola. Ok, non ci stanno, non ci sono santi, devo scaricare tutto addosso, tutto l'arsenale che ho. E poi mi aiuterebbe anche trovare un altro medikit, però mi sa che nel gioco c'era solo quel medikit. Andiamo un attimo a vedere. Allora, c'ho 8 colpi più 3. Ok. L'unica cosa che mi viene in mente, allora, nel bagno abbiamo visto tutti i cassetti, però c'era un altro mobiletto che non abbiamo esplorato nel bagno, ora che mi viene in mente. Andiamo a vedere nel bagno. I bagni mo sono tutti aperti, no? Ok, tipo, vedi, c'è sto mobiletto qua che non abbiamo esplorato. Ok, si può aprire. Lo puoi aprire, sì. Qua non c'è un cacchio, come al solito. Qua c'è Cerotti, che già è qualcosa. Che non è medikit, però già è qualcosa, Cerotti. Allora, vediamo un po' di usarli subito. Cerotti mi ha ridato un po' di energia, perfetto. Poi vediamo un po' se c'è. Non ci sono altri cabinet. Eh no, solo quello c'è. Ok. Riprendiamo il montacarichi e rifacciamo la strada. Perché l'altra strada che conduce, ecco, l'altra strada che conduce al passaggio segreto con le celle dei bambini, in realtà sta sotto nella cantina. Io una cantina c'ho Yanna. C'ho Yanna una cantina. Devo prendere il fucile, glielo vado a scaricare addosso e poi lo finisco con la pistola. Penso che dopo tutte quelle fucilate, 8 colpi della pistola dovrebbe essere sufficiente. Aspettate, no? Non avevo abbassato il fucile. La dicevo, 8 fucili, 8, non so quanti colpi di fucile sono quelli, non lo so, saranno 3 o 4, mi sa 4 o 5, no, 4 mi pare che erano i colpi di fucile, più 8 colpi di pistola dovrebbero essere sufficienti a ammazzarlo. Poi ci siamo anche un pochino curati con i cerotti, quindi ce la dovremmo poter fare. Il fucile era qua sotto, se non ricordo male. Sì. Ok, speriamo funzioni ancora. Ma l'unico problema è che poi, dopo aver svuotato il caricatore del fucile, mi serve tempo per ricaricare la pistola, per mettere la pistola. Cioè dovrei mettere l'inventario e cliccare la pistola mentre lui ancora cerca di ammazzarmi. Non è facile, perché sto gioco non è come Resident Evil dove tu metti il menu, sei a posto, il tempo è fermo. Qua il tempo non è fermo manco per il cacchio. Andiamo a uscire da qua. Qua è chiuso. Allora, devo mettere il fucile per prima cosa.
Ok, sono 4 colpi di fucile. Eccolo. Ok, qua lui fa il reveal, dice sempre il suo monologo delirante e noi gli spariamo subito. Difficilissimo, raga. Ah, tra poco, Mannaggia la miseria. Solta mi ha abbracciato, eh. Tra poco. Ok, rieccoci nuovamente qui. Andiamo. Ovviamente non avendo altri salvataggi mi sono dovuto rifare pezzo. Senza che l'avete visto, prendi i cerotti, vai giù, fai tutto il giro da casa. Ma vediamo se qui nella sera c'è qualche altra cosa, oltre il fucile. Porca puttana. No, sono andato vicino alla porta. Se vai vicino alla porta quello esce fuori. Ma so cavoli. Mi ha tirato su, mi ha fatto là per cut di Mortal Kombat, raga. Porca puttana. Vabbè, riproviamo. Che pazienza. Ok, rieccoci. Speriamo che questa sia la volta buona, eh. Dai, ce la devo fare. La prima cosa, andiamo subito a prendere il fucile, perché qua la torta siamo rimasti fregati senza fucile, che è stato molto brutto. Ok. Il fucile sta qua. Preso. E subito lo equipaggiamo. Ecco fatto. Qua non si può passare, che è chiuso. No, qua è aperto. Ok, eccolo. Bastardo. Maledetto. Quindi lui ha inscenato la sua uccisione. Ha fatto finta di essere ucciso. In realtà era se stesso. Era lui che reggeva la telecamera, già vestito da coniglio. L'ha fatta cadere per terra. Poi è andato a nascondere l'uovo all'interno del pianoforte. Era sempre lui in quella scena là, eh. Ok. C'ho 4 colpi da sparare col fucile. Lui devo sparare, eh. 4 li ha sparati, lui mi ha colpito. Ma devo cercare di cambiare. No, porca puttana. Cazzo. Scappa. Ma no, perché non mi corre più? Ah, finito la stamina. Porca puttana, metti. Ma è difficilissimo, raga. Devo assolutamente cambiare i controlli. Devo rimappare i controlli, altrimenti non si può fare. Comunque pare che con la faccia gli ha strappato via la faccia.
Cioè, gli ha tagliato via la faccia. Mi ha dato questa impressione qua, non so se è corretto. Comunque, vabbè. A tra poco. Che palle. Allora, ragazzi, ho un po' modificato i controlli. Ora sto giocando col pad. Ho fatto una cosa un po' alla Resident Evil, ovvero col grilletto sinistro miro, col grilletto destro sparo. E che è anche il tasto azione, tra l'altro. E poi con il tasto X corrispondente all'X sotto, in pratica corro. Ok, quindi devo fare un pochino di pratica adesso, perché è parecchio che non uso più questo genere di controlli. Ecco, devo fare un attimo di pratica. Allora, questo miro, con l'altro sparo, ma non lo usiamo per non sprecare proiettili. Ecco, questo corro. Ok, andiamo su. Mi farebbe comodo la corsa automatica. Sapete che quando premo su automaticamente corre. Così c'ho meno tasti da preme. Però non si può fare. Quindi ci dobbiamo un attimo accontentare. Andiamoci a prendere sto fucile e incrociamo le dita, che stavolta giocando col pad invece che con la tastiera magari sarà un pelino più facile riuscire. Saliamo. Non è che quando devo cambiare arma, perché è problematico, devo usare pure il mouse per cambiare arma, perché lo devi selezionare col mouse e lì diventa problematico. Però ok, dai, ci proviamo. Devo cercare di attirarlo. Ah, ma no. Aspetta, non l'ho usato il medikit. Allora, devo cercare di attirarlo, poi scappare senza farmi colpire al falcetto, e poi mentre che lui sta facendo ancora l'animazione del falcetto devo usare la pistola. Devo cambiare un metà la pistola. Ok, ho selezionato il fucile. Non ce la farò mai, però ci proviamo. Eccolo. Tom? Che? Corri, mi ha preso. Basta. Lo devo riuscire a cambiare. No, ma l'ho cambiata l'arma. Non vedo un cazzo. Dove cazzo sta sto stronzo? L'ho ammazzato, ce l'ho fatta, raga. È morto. Spero che sia morto. Sto pronto a esaminare il cadavere, ma non me lo fai esaminare. Ragazzi, sto a tocchi, c'ho pochissima energia, guardate un po'. Allora, io, mo' è il caso che me la telo proprio, me ne scappo da qua. È chiuso? Dov'è la chiave? Rieccolo! Non puoi uccidermi! Sono l'Easter Ripper, il coniglio assassino! Che cazzo succede? Cos'è questo? Ma io crollo addosso alla serra, guarda. Sta crollando tutto. Ah, i bambini morti stanno tornando dalla tomba! Per ucciderlo, così si impara lo stronzo. Sono diventati zombie. Dice no, andate via da me, vi ho già uccisi. Z,
se lo stanno pappando. Adesso la mia possibilità, è meglio che scappo. Luce ultraterrena. Fine. Fantastico, ragazzi, bellissimo, bellissimo. Finale incredibile, finale incredibile. Allora, ragazzi, questo era Murder House. Gioco horror breve della Puppetcom, ma fantastico, veramente bellissimo. Becca tutti i drop dell'horror, in alcune scene anche eccessivamente violento, eccessivamente greve, ma è un segno distintivo dei giochi Puppet Combo, che sono veramente estremi. Se ricordate, l'anno scorso avevamo portato un gioco vagamente simile, che era Blood Breed, all'interno del Mattatoio Maledetto, che anche quello c'aveva alcuni punti un po' estremi, però nulla rispetto a sto gioco qua. Sto gioco, veramente, certe scene sono state veramente estreme, e non vorrei entrare in dettagli, ma ci sono anche dei particolari di questo gioco che suggeriscono delle cose estremamente gravi senza esplicitarle, che è ancora più brutto. Però ok, ragazzi, gioco bellissimo, fatto benissimo. Il finale, alcuni diranno che magari svacca un po' questa storia dei bimbi che tornano dalla tomba, però secondo me è una cosa metaforica che ci sta, e anche il finale discretamente epico. Grandissimo Ben Cocuzza, l'autore, il capoccia di Puppet Combo, che è un grande autore di giochi indie. Io vi consiglio di tenere d'occhio le sue creazioni, perché secondo me è un grande, fa dei giochi assolutamente di culto, ne porteremo altri in futuro. Io mi sono abbonato al suo Patreon e ho scaricato tutta la roba che ha mai creato dall'inizio alla fine, quindi porteremo altri classici tipo Nun Massacre, tipo Power Drill Massacre e altra roba potente. Ragazzi, ha fatto dei giochi veramente da paura. Per questa volta è tutto, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio di Strange Gaming e di Continuum. Questo gioco qui chiude tra l'altro lo speciale Halloween di quest'anno, e assieme anche ad altra roba che stiamo vedendo in questa serata del 31 ottobre, serata veramente agghiacciante, super horror di Halloween. Per questa volta è tutto, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio. Per questa volta è tutto, mi raccomando, tenete d'occhio Puppet Combo, che è veramente uno sviluppatore eccezionale per quanto riguarda l'horror indie, quello proprio super greve, super gretto, super horror. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima.